Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Ma prima di cominciare col video andiamo appunto a regalare questa bellissima skin pilota a scuola delle sabbie ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Vi ricordo che ho appena creato un nuovissimo canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando entrate e in quel canale faremo contest, al raggiungimento dei 200 follower faremo il primissimo contest e faremo anche tantissime altre cose, quindi mi raccomando, link in descrizione, andate a unirvi al canale Telegram. Il fortunato di oggi è esattamente X2M Bingo Home Pad, quindi facciamo continua, vediamo se non la possiede. Perfetto, non la possiede, mettiamo questa scatola regalo che ci sta tantissimo, facciamo invio, invio dei regali in corso, dove si arriva questa bellissima skin e tutti quanti i regali sono stati consegnati, quindi spero che questo regalo ti sia piaciuto. Inoltre ricordo che se volete potete inserire nei vostri oggetti il mio codice creatore Daccini, tutto quanto grande, tutto quanto piccolo non fa alcuna differenza, se lo inserite mandatemi la foto, taggatemi su Instagram così vi andrò a repostare. Quindi spero che questo regalo vi sia piaciuto e se vi lascio appunto al video. Beh, tutti in questo nuovo video, beh, sì, la nuovissima città sta per arrivare qui all'interno di questa nuovissima stagione 6 di Fortnite. Infatti, come te ben puoi leggere al titolo in questo video, andremo proprio a parlare dell'arrivo della nuovissima città di Neymar qui all'interno di Fortnite. Andremo appunto a parlare quando arriverà questa città e molto molto altro. Però vedi cominciare col video per appunto questa nuovissima città di Neymar che arriverà qui all'interno della mappa di questa stagione 6 di Fortnite. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscriversi e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin base taglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici e mostra anche a loro tutte quante queste informazioni inerenti alla nuovissima città di Neymar qui all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito e come ben sapete proprio la skin segreta di questo pass battaglia è la skin di Neymar. Infatti ci richiamo qui nella sezione pass battaglia e andiamo non alla seconda dove sono le ricompense in carico epiche, ma bensì alla terza schermata. Posso trovare tutta quanta la sezione dedicata alle ricompense Neymar Junior. In queste ricompense di Neymar che usciranno fra 10 giorni da quando sto registrando questo video, potremo sbloccare tutto quanto il suo set. Quindi queste sfide in teoria dovrebbero essere disponibili tramite la patch 16.30 che dovrebbe uscire proprio il 27 di aprile. Quindi il 27 di aprile, dopo questa patch, dovrebbero in teoria essere disponibili queste sfide che poi andandole a completare in teoria nello stesso giorno ci andranno a dare tutte quante le ricompense di Neymar Junior. Quindi diciamo una skin molto molto attesa, ma andiamo subito a parlare cosa che porterà questa skin all'interno del gioco. Infatti proprio tramite un paio di aggiornamenti fa, probabilmente tramite l'aggiornamento 16.10 arrivato poche settimane fa, all'interno di queste ricompense di Neymar è stata introdotta una ricompensa che non c'era ad inizio stagione. Infatti la ricompensa che è stata introdotta tramite la patch 16.10 è proprio il giocattolo epico di Neymar, la prima ricompensa che possiamo visualizzare. A inizio stagione questo giocattolo non c'era, quindi questa ricompensa appunto non c'era ancora qui nella schermata ricompense di Neymar. Infatti proprio questa nuovissima ricompensa di questo giocattolo si va proprio a collegare alla nuova città probabilmente a tema di Neymar che vedremo arrivare all'interno della mappa. La notizia ce la va a riportare sempre il leaker Hypex, che come ben sapete è un leaker molto molto affidabile. Andiamo a leggere la notizia. È stato confermato che il giocattolo di Neymar sarà una palla, ovviamente, quindi questo giocattolo che potremo sbloccare qui nelle ricompense di Neymar, probabilmente come prima ricompensa, sarà proprio un pallone da calcio, e su questo non c'erano tantissimi dubbi effettivamente. Poi il leaker Hypex si va anche a scrivere: quindi probabilmente nei prossimi aggiornamenti vedremo aggiungere in mappa uno stadio da calcio oppure un PDI, cioè un punto di interesse inerente proprio al calcio, quindi inerente proprio a Neymar. Quindi sembrerebbe molto molto confermato che ciò possa accadere, quindi che all'interno della mappa venga proprio inserito diciamo questo PDI oppure un campo da calcio proprio a tema di Neymar, uno stadio da calcio diciamo. E come ci va sempre a scrivere il leaker Hypex, appunto questa palla, questo giocattolo di
di questa ricompensa ha un effetto di punteggio, quindi in pratica andando probabilmente a segnare con questa palla ci andrà a contare un punteggio e per questo potrebbe proprio arrivare questo nuovo stadio da calcio o molto altro. Quindi una cosa molto molto interessante, magari, come sicuramente moltissimi di voi avranno già pensato, potrebbe proprio tornare lo stadio di calcio della stagione 4. Questo stadio di calcio che viene implementato proprio per l'arrivo dei mondiali del 2018 nella stagione 4 e per questo probabilmente questo stadio, comunque qualcosa di simile, dovrebbe essere implementato nella mappa proprio quando la skin di Neymar sarà disponibile. Comunque questa notizia sembra molto molto affidabile, comunque c'era scritto questo leaker che è molto molto noto e quindi è molto probabile che nella mappa avremo un punto di interesse a tema di Neymar o comunque a tema del calcio. Quindi questa cosa poteva essere anche molto scontata perché alla fine arrivava proprio la skin di Neymar come skin inserita, quindi ci sta che venga anche introdotta una città appunto a suo tema, anche se diciamo non è che c'entri tantissimo uno stato da calcio in questa season, però comunque c'entra proprio con la skin segreta di questo pass battaglia. Alla fine neanche Neymar c'entra tantissimo questa stagione, ma è proprio una skin in collaborazione. Comunque fatemi sapere voi cosa pensate e se secondo voi questa nuova città, questo nuovo PDI di Neymar potrebbe proprio essere lo stadio di calcio molto identico a quello che era presente nella stagione 4 e sicuramente tantissimi di voi ricorderanno, è che era uno stadio di calcio davvero molto molto bello, soprattutto per atterrarci, e comunque era molto divertente quando lo andarono ad inserire. Continuiamo sempre a parlare di questa skin di Neymar perché ieri è successa una cosa un po' particolare. In pratica l'account Instagram della PlayStation Latina ha pubblicato un video dove mostra proprio, diciamo, una skin di Neymar. In questo video che stiamo anche vedendo adesso a schermo, oltre a tutte quante queste, diciamo, ricompense di questa stagione, tutte quante le novità introdotte in questa season, ha pubblicato anche, diciamo, un'immagine della skin di Neymar, che però adesso andremo anche a vedere se è vero o falsa questa immagine. Ecco qui cosa ha pubblicato, quindi abbiamo Lara Croft, quest'altra skin e poi Neymar Junior. Quindi praticamente ci è andato a inserire Neymar Junior e tramite questo video. Ovviamente quelle immagini che vedete lì dietro, quindi quella skin di Neymar con la maglia del Paris Saint Germain, quindi del PSG, la squadra dove gioca appunto Neymar Junior, sembrerebbe non essere vera. Quindi questa immagine che è stata utilizzata da Fortnite Latino, diciamo, da questo account Instagram di Fortnite Latino, sembrerebbe essere solamente un concept. Ovviamente la cosa è un po' grave perché comunque un profilo ufficiale PlayStation è andato a mettere proprio un concept dicendo che sia la skin di Neymar, quindi diciamo non è stata proprio una cosa normalissima da fare, però poi alla fine è stato confermato che questa immagine è solamente un fake, quindi non si sa perché l'abbiano introdotta all'interno di questo video ufficiale, però probabilmente l'avranno messa giusto per parlare della skin di Neymar, visto che era l'unico concept, diciamo, che si avvicinava di più. Poi alla fine il post è stato cancellato, quindi è confermato che questa non sarà la skin di Neymar, per fortuna, perché sicuramente, almeno spero, sia molto molto più bella. Quindi questo è tutto di questa nuovissima città di Neymar che avremo all'interno della mappa. Comunque fatemi sapere qui sotto i commenti se voi andrete a sbloccare tutte quante queste ricompense di Neymar. Ovviamente saranno sbloccabili tramite delle sfide che usciranno fra 9 giorni, fra 19 giorni. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin battaglia. Infine condividi questo video, tutti i tuoi amici e muoviti anche a loro tutte quante queste informazioni inerente a una nuovissima città a tema calcio, a tema Neymar, in arrivo qui all'interno di questa stagione 6 di Fortnite. Noi ci vediamo un prossimo video, una prossima live.